Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un famosissimo artista, Vincent van Gogh. Vincent van Gogh nasce in Olanda il 30 marzo del 1853. Da una famiglia molto modesta, il padre infatti è un pastore protestante ed è un fattore importante perché gli studi dell'artista furono molto incostanti, perché pensò proprio di voler diventare anche lui un predicatore. Ma poi nel 1880 si trasferisce a Bruxelles e studia anatomia. Segue poi i corsi di disegno prospettico. Nel 1886 raggiunge il fratello Theo a Parigi, che era un mercante di quadri, ed entra in contatto con moltissimi artisti impressionisti. Nell'87 inizia l'amicizia con un altro famosissimo artista, Paul Gauguin, che si concluse tragicamente nel dicembre del 1888. Ma la storia di questa convivenza ve la racconto successivamente. Nel 1889 sappiamo che Van Gogh fu più volte ricoverato in ospedale per momenti di follia sempre più frequenti e per concludersi nel luglio del 1890 con il suo suicidio, infatti si sparò al cuore in un campo di grano. Van Gogh quindi era un uomo molto istintivo, sappiamo che aveva questi sentimenti molto forti, violenti, e solo il fratello Theo sapeva capire e amare questa parte dell'artista. Infatti il fratello Theo lo aiutò spesso finanziariamente e seppe dargli anche quell'affetto che l'artista non riuscì a trovare in nessun'altra persona, in nessun altro individuo. Van Gogh era consapevole di essere incompreso e aveva spesso questa condizione di angoscia ed emarginazione sociale che lo portarono poi ad una depressione totale e in un secondo tempo anche a una forma di alienazione mentale che gli procurava delle tremende crisi, durante le quali infatti perdeva ogni contatto con la realtà. Van Gogh alternava infatti momenti di morte interiore a periodi di spensieratezza e serenità. Quindi in questo equilibrio aveva un equilibrio molto precario, molto instabile. Possiamo dire quindi che Van Gogh rappresenta per eccellenza il prototipo più famoso di artista maledetto, l'artista che vive in qualche modo la sua breve vita tormentata da enormi angosce ed ansie esistenziali, al punto da concludere appunto tragicamente la sua vita suicidandosi. Ma sappiamo che la fine dell'Ottocento è caratterizzato proprio dalla maggior parte di questi artisti che vivono una simile condizione di emarginazione sociale. Ci sono infatti questi pittori e poeti che finiscono la loro vita dopo i 30 anni, corrosi dall'alcol e da questa vita dissipata. Ma per quanto riguarda l'attività di Van Gogh, sappiamo che era un'attività breve ma molto intensa. I suoi quadri più famosi furono realizzati in un breve periodo, intorno ai 4-5 anni. E sappiamo inoltre che in vita l'artista non ebbe tutto questo riconoscimento o apprezzamento e viene considerato infatti un artista moderno. Perché? Perché è l'artista che muore solo e disperato per essere poi glorificato solo dopo la morte. Ma andiamo ad analizzare adesso le varie opere. La prima, I mangiatori di patate, del 1885, rappresenta proprio il punto di arrivo della prima fase pittorica di Van Gogh. In questo quadro ritroviamo il suo legame affettivo con i più poveri, con le persone sfortunate. Dopo aver lasciato Sien, aveva deciso di andare a vivere in campagna a Nuenen e iniziò proprio ad interessarsi alla vita dei contadini. Qualche cosa vediamo, vi allargo l'immagine così vedete i dettagli. Allora, vediamo questa scena. Quindi una povera capanna con cinque contadini, cinque personaggi. Ci sono una bambina di spalle, un uomo di profilo, di fronte c'è una giovane donna, un altro uomo con una tazzina in mano e una donna anziana che invece sta versando il caffè in alcune tazze. Quindi stiamo
vedendo una scena di vita quotidiana, cioè stanno consumando il loro pasto che era composto da patate fumanti e caffè bollente. Sono immersi in un'oscurità totale, che però è rischiarata dal lume di una lampada a petrolio, eccola lì al centro. I loro volti quindi sono individuati con questa luce da piani spigolosi, no? Vedete? E sono anche scavati dalla fatica, dalla rassegnazione. E questi sono gli elementi essenziali del dipinto, ci fanno capire la realtà della loro quotidianità, ecco, la quotidianità. Cosa notiamo inoltre? I colori terrosi e pastosi, che si limitano all'ocra, al marrone, al verde scuro, che sono molto simili tra loro e danno al quadro un senso, un sapore rustico, no? Al contempo triste e duro. Quindi vediamo che questi colori sono scuri. Ma a un certo punto Van Gogh inserisce delle pennellate gialle e bianco-azzurrine, che fanno, no, da riflesso, creano dei riflessi creati dalla luce stessa. Da notare anche l'alone biancastro che avvolge la figura della ragazza di spalle e crea quindi un effetto di controluce. In poche parole, questo dipinto ci mostra un Van Gogh compassionevole e disposto ad affrontare i temi sociali più impressionanti, che ci portano alla miseria, alla povertà. Ci fanno vedere questa parte, questa vita aspra e dura dei contadini. E vuole far conoscere proprio a tutti questa angosciante difficoltà in cui vivono queste persone, in le condizioni precarie. Vi voglio leggere un piccolo spunto che arriva da una delle lettere che Van Gogh scriveva al fratello Theo e riguarda proprio questo dipinto. Lui dice: un contadino è più vero coi suoi abiti di fustagno tra i campi che quando va a messa la domenica con una sorta di abito da società. Analogamente, ritengo sia errato dare a un quadro di contadini una sorta di superficie liscia e convenzionale. Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori, che si levano dalle patate bollenti, va bene, non è malsano. Se una stalla sa di concime, va bene, è giusto che tale sia l'odore di stalla. Se un campo sa di grano maturo, patate, guano o concime, va benone, soprattutto per gente di città. Quindi con questo ci vuole far capire, no? Che lui vuole rappresentare totalmente la realtà. Andiamo avanti e vediamo l'autoritratto con il cappello di feltro realizzato nel 1887. Questo dipinto è esposto ad Amsterdam nel Van Gogh Museum. Cosa vediamo? Intanto sappiamo che sono diversi gli autoritratti effettuati da questo artista e in questo caso ci concentreremo su questo perché qua ci sono proprio tutte le caratteristiche che hanno reso famosissimo Van Gogh. La tipica pennellata, questa pennellata molto netta, no? E veloce, e i colori. Allora, andiamo ad analizzarla. Allora, cosa vediamo? Intanto capiamo che la giacca è trattata appunto con rapidi tocchi di colore accostati l'uno all'altro. Lo stesso avviene per il volto. Il volto, guardatelo bene perché c'è il modellato è ottenuto con il variare dell'inclinazione delle tante linguette di colore che seguono una disposizione raggiata. L'artista infatti sfrutta al meglio gli accostamenti anche di colori complementari. I tratti verdi, la linea rossa che si trovano tra i risvolti della giacca. Perché dovete concentrarvi sul volto? Perché ci sono questi occhi fissi che sembrano inquietanti, le labbra serrate e c'è poi una magrezza, no? Che fanno trasparire da questo autoritratto proprio il carattere instabile e quasi inafferrabile, dell'artista. C'è il centro del quadro rappresentato proprio dallo sguardo malinconico del pittore, da cui sembrano partire tutte le pennellate del quadro, ok? Quindi l'effetto è inerte,
dedito. Perché? Perché i colori sono sempre molto intensi. Soprattutto appunto nel volto ci sono anche nel volto questo accostamento di tinte diverse, no? Ecco perché è un effetto inedito. L'occhio dello spettatore, quindi il nostro occhio da osservatori, ha difficoltà a cogliere alcuni particolari se lo vediamo a distanza ravvicinata. Quindi scompaiono alcuni particolari e invece sembra quasi che non rappresentino nulla, no? Ma se ci allontaniamo, vediamo che nel suo insieme trasmette proprio questa immagine, questa figura trasmette un profondo senso di irrequietezza, ok? Andiamo avanti e vediamo un'altra delle opere famose di Van Gogh, che sono proprio i girasoli. Allora, Van Gogh realizza questo vaso di girasoli insieme ad altre versioni. Il soggetto infatti è sempre lo stesso, riprodotto in tele diverse. Queste tele erano state realizzate per decorare lo studio di Arles, nella casa gialla in cui l'artista alloggiava insieme a Paul Gauguin. Qua vi ho scritto le caratteristiche. I colori sono disposti a strati l'uno sull'altro prima che possano asciugarsi, dando per risultato una composizione fresca e con una vitalità inimitabile. Perché? Perché Van Gogh infatti diceva che i quadri dovevano essere fatti con un solo gesto netto, quindi le pennellate dovevano essere veloci e il colore utilizzava moltissimo colore. Si sentiva poi perso se non dipingeva la natura, cioè per lui la natura era l'essenza della bellezza e vedeva proprio con più chiarezza il legame che univa la natura e l'uomo dipingendola. Cosa vediamo? Allora, analizziamo il dipinto. Rappresenta un vaso di girasoli posto su questo ripiano giallo con uno sfondo verde chiaro. I colori usati sono in perfetto accordo tra di loro, cioè il verde scuro dei fiori e delle foglie, poi abbiamo il verde chiaro dello sfondo e lo giallo invece è il giallo del ripiano e dei girasoli, che creano proprio un'immagine viva e gioiosa. Inoltre abbiamo il contorno marrone che è tracciato intorno al vaso e che separa proprio la parete di fondo con il ripiano. E ha la funzione proprio di rendere le forme più leggere. I girasoli poi sono resi con tocchi più morbidi che seguono proprio l'andamento dei petali e delle foglie. E in questo caso vediamo che acquistano proprio personalità, cioè si caricano di un significato molto simbolico, no? Come metafora della vita, della natura. Ok? Andando avanti vediamo invece la veduta di Arles con Iris in primo piano. Allora, gli elementi sono il campo di iris violacei, gli alberi, il paesino in lontananza e le caratteristiche sono l'orizzonte alto e il punto di fuga a sinistra. Infatti, allora, questo dipinto è stato realizzato intorno al 1888, si trova anche questo nel museo di Van Gogh e abbiamo che cosa? Allora, lo schema prospettico del dipinto è realizzato proprio in modo da avere questo orizzonte più alto e il punto di fuga si trova a sinistra, all'esterno della tela. A questi iris violacei in primo piano fanno poi da contrasto i ranuncoli gialli che ci sono, che vediamo dietro, no? E in questo modo quindi l'accostamento dei complementari esalta sempre di più i valori di luminosità del dipinto. Questo stesso effetto infatti è cercato anche nei tetti rossi delle ultime case del paese in prossimità dei campi e nel verde degli alberi degli orti. Il cielo ci sembra molto luminoso e questa luminosità è data proprio dalla sovrapposizione del celeste, del verde acqua e del violetto. Gli alberi, infine, sembra quasi che contribuiscano a unire, a cucire terra e cielo. Infatti, se vedete bene, il verde delle chiome diventa sempre più chiaro, quindi si schiarisce lentamente,
per assumere quasi la stessa colorazione del cielo, che a sua volta è richiamato anche dai tronchi verde acqua celeste nel giallo dei ranuncoli. In questo quadro possiamo sentire una certa tranquillità, un certo senso di pace, che però dura ben poco. Infatti, a distanza di circa 2 anni, egli sarebbe andato poi incontro alla morte. E vediamo quale altro dipinto realizza. Nel 1889 realizza La notte stellata, ma come vi avevo accennato nella biografia, vi voglio parlare di questa breve storia. Il 23 dicembre del 1888 Van Gogh si trova ad Arles, nel sud della Francia, e vive in questa casetta gialla insieme all'artista Paul Gauguin. I due, entrambi i pittori, quindi hanno scelto di trasferirsi là per aprire una nuova scuola artistica e dove, dopo una breve convivenza, però, hanno delle differenze a livello, si entrano in contrasto, infatti hanno delle discussioni quotidiane e i due giungono all'ultima litigata, che si conclude in modo molto amaro, tragico. Van Gogh, in preda alla rabbia, alla disperazione, alla follia, si taglia un orecchio. Ed è lo stesso Van Gogh che capisce che non può più sostenere questa situazione da solo, ma ha bisogno di aiuto. Così nel 1889 si fa ricoverare volontariamente all'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy. Al momento in cui arriva Van Gogh in ospedale, la struttura non era piena di pazienti e quindi è proprio per questo motivo che viene concesso al pittore di avere, oltre alla stanza da letto, anche una stanza da utilizzare come studio per il suo lavoro. E in qualche modo è fortunato perché può continuare la sua attività artistica. In questo periodo realizza proprio il paesaggio notturno, eccolo qua, La notte stellata. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa parliamo. Allora, abbiamo un paesaggio di campagna, ok? Nella notte, le finestre, c'è questo piccolo paesaggio, questo piccolo paesino, in cui vediamo delle finestre che sono illuminate da luci domestiche. E poi, a destra, nel cielo, troviamo la falce di una luna che illumina questo cielo stellato. Ok? E in più troviamo al centro, in basso, una chiesetta con un alto campanile. Intorno ad essa poi ci sono queste semplici case, appunto illuminate, e un grande cipresso che vediamo in primo piano interrompe proprio il paesaggio a sinistra. Oltre al villaggio, a destra notiamo anche un fitto bosco. Sembra quasi abbattersi sul villaggio come un maremoto, no? Sembrano le onde del mare. E all'orizzonte invece troviamo anche delle colline e montagne, che anch'esse sembrano onde gigantesche che si stanno per stagliare contro il paesino. La direzione dei segni colorati segue la forma delle figure, che vuol dire che vediamo nei tetti, per esempio, le linee sono oblique. I cespugli e gli alberi invece sono rappresentati con pennellate più curve. Le montagne sono modellate con linee ondulate e lo stesso vale per il grande cipresso che sembra quasi una grande fiammata scura. Nel cielo invece ci sono questi vortici di nubi e vento che creano degli aloni luminosi intorno alle luci delle stelle e della luna. Vediamo il colore che vediamo in risalto, è l'azzurro e il blu intenso, ok? Che si riempie proprio tutta la superficie dipinta. Quindi questo quadro possiamo dire anche che è stato realizzato quindi durante il suo soggiorno all'ospedale di Saint-Rémy, ma realizza il quadro che realizza non è del tutto fedele alla riproduzione del paesaggio che vedeva dalla stanza, cioè inserisce anche degli elementi che gli ricordano il paesino olandese.
Vediamo poi cos'altro, che c'è uno stile tumultuoso, ok? Di quest'opera che si può considerare quasi il riflesso della sua mente straziata. Ma al di là di qualsiasi altra interpretazione o significato, sappiamo che La notte stellata rimane uno dei più importanti capolavori artistici prodotti nel XIX secolo, ok? Questo quadro, il linguaggio, tende proprio al superamento della visione naturalistica, attraverso questi movimenti astratti delle linee e questo ritmo espressivo concitato. Come vi ho già detto prima, la pennellata diventa sempre più corta, ma vorticosa, e il colore si addensa, diventa più spesso, okay? Quasi una quantità materica. E una delle discussioni, dei litigi che c'erano spesso tra Gauguin e Van Gogh era proprio il riferimento al colore. Cioè Gauguin accusava Van Gogh di realizzare dei rilievi e non dei dipinti. Perché? Perché utilizzava troppo colore. Ok? Per ultimo, abbiamo il campo di grano con volo di corvi, realizzato nel 1890, quindi anno della sua morte. E anch'esso si trova nel museo di Van Gogh. Cosa notiamo? Allora, intanto questa è l'ultima tela dipinta da Van Gogh. Dopo pochi giorni, infatti, si suicidò, si sparò un colpo di pistola al cuore in un campo di grano, simile a questo. E vediamo che cosa. Una tempesta. Aspettate che vi allargo. Ok, l'immagine. Una tempesta, quindi quasi un presagio di lutto, che si sta per abbattere su questo campo di grano, che è tagliato da queste tre vie, da questi tre viottoli, no? Bordati con il verde e il marrone, e in basso c'è questo stormo scomposto di corvi neri che stanno prendendo il volo. Il dipinto, come vi ho scritto sotto nelle caratteristiche, è stato proprio realizzato con una violenza che mai prima da allora Van Gogh aveva usato riversare in una tela, ok? Il campo di grano è trattato con queste frustate quasi di giallo, ok? Il cielo è sempre più cupo, da che cosa lo notiamo? Dal colore nero delle nubi, ok? Infatti la luminosità di questo cielo azzurro e l'oro lucente del grano stanno per soccombere, cioè sono vinti dal colore più scuro che sicuramente che li sta per coprire. In questo quadro vediamo che l'artista è alla soglia della disperazione interiore. Proprio è una disperazione talmente forte che la notiamo in questo campo, no? Questo campo di grano che diviene l'immagine della massima intensità drammatica. Quindi il campo di grano con volo di corvi, possiamo dire, concludere dicendo che è la più grande sinfonia coloristica mai realizzata sul dolore di vivere. Ok? Allora, ragazzi, con questo io concludo la lezione su Van Gogh e vi auguro buon lavoro.